Sembra facile, ma bisogna prenderci la mano. Però per prima cosa bisogna fare il lingottino. Ciao e benvenuto nel mio lab. Allora, oggi rispondo ad una domanda molto frequente e che riguarda il crogiolo, in questo caso è una lingottiera in grafite. C'è anche il crogiolo in grafite. E a che cosa servono questi attrezzi? Vediamo se riesco intanto. Ok, ogni tanto vedrete probabilmente un focus un po' strano perché sto prendendo dimestichezza con questa macchina, ma ancora non sono abilissima. Allora, dicevo, questa è una lingottiera, ci sono i crogioli in grafite. Vengono spesso venduti insieme al borace, che serve da una mano nella fase di fusione dell'argento. Ecco, appunto, oggi parleremo di argento, di fusione dell'argento, ed è il motivo per cui si usa spesso questo attrezzino. E molti mi dicono, ma bisogna prepararlo, mi chiedono, bisogna condizionarlo, fare in modo che non si rovini facilmente, quindi usare il borace per dare quella copertura vetrificata, come abbiamo visto e abbiamo fatto per quest'altro tipo di crogiolo. Questo è un crogiolo in silice, silice, e se volete vedere come abbiamo fatto a rivestirlo all'interno per renderlo più durevole nel tempo, potete andare a vedere il video qua in alto. Allora, domanda che mi fate spesso, ed è una bella domanda, me la sono posta anch'io. Di solito si comprano questi kit che prevedono appunto borace, crogiolo, lingottiera e di solito anche un bastoncino che dovrebbe aiutare durante la fase della fusione. Allora, va preparato questo? Io ho contattato un'azienda e ho chiesto che cosa si può fare. Vi devo rivelare un piccolo segreto per la conservazione nel tempo di questo crogiolo. Vi dico subito, scusate, questa è una lingottiera precisamente. La usiamo subito e volevo solo dirvi che no, non va preparata, ma insomma lavoreremo con delle piccole quantità di argento, quindi andiamo subito al lavoro e io fonderò un po' di argento sterling silver 925. Siamo al quarto tentativo, vi devo dire che vi dico subito che avrò delle difficoltà a fare colare adeguatamente l'argento in questa lingottiera, perché molto probabilmente la fiamma generata dal mio amico qui dall'orca, dal tipo di cannello che utilizzo io, non è probabilmente sufficiente. Ok, troppe parole, andiamo al lavoro. Ecco amici, questo è il setup per una piccola fusione e anche è un setup da principianti. Questo vuol dire che se si devono lavorare maggiori quantità di argento rispetto a quelle che vedrete oggi, se si devono fare lavori particolari e anche un po' pericolosi, bisognerà adottare delle misure di protezione della persona e anche del tavolo in cui si lavora, naturalmente maggiori. Allora, intanto ci vuole qualcosa che isoli dal tavolo se è in un materiale che può rovinarsi, perché il calore che si svilupperà sarà elevato, amici. Quindi io di solito uso, ne ho due di queste vecchie padelle. Sotto c'è, non so se posso farvi vedere, questo girevole, questo, il merry-go-round si chiama in inglese, in italiano non lo so, questo girevole che permette di fare in questo modo. Allora, userò un cannello che funziona sia ad ossigeno che a butano e propano. Ve ne parlerò di questo cannello. Non raggiunge grandissime temperature, però per piccole quantità, vi ripeto, d'argento qualcosa si può fare. La difficoltà che ho trovato, e gli esperti probabilmente già avranno capito dov'è l'errore secondo me, ma comunque la difficoltà che ho trovato veramente è quella di fare colare bene il l'argento nel crogiolo. Ho fatto un piccolo
forno con la porosite, con mattoni, cioè refrattari, per contenere il calore. Mi raccomando la protezione personale, la protezione del tavolo, che può essere fatta anche, per esempio, rivestendo il tavolo, per esempio un lamierino. L'operazione può richiedere dei minuti perché poi si riscalda anche. Tenete presente che c'è anche un grande calore che si sviluppa. Nel mio caso ho la possibilità di afferrare il cannello a questa distanza e vi devo dire che per questo lavoro va bene, non ho riscontrato difficoltà. Ci vuole un po' di borace in polvere perché il borace aiuta a separare l'argento dalle impurità. Una cosa, utilizzate soltanto un tipo di materiale, cioè scegliete solo argento sterling silver 925. Usate degli avanzi, quello che lavori che volete recuperare. Qui c'è un micro lingottino che ho fatto ieri e lo metterò qui dentro. Allora, poco. Il mio consiglio personale è meglio cominciare con piccole quantità. Mi raccomando, separate sempre i tipi di metallo che volete fondere. Cioè separate sempre il 999 dal 925, oppure se avete intenzione di fondere altri tipi di metallo, fatelo tenendoli sempre separati, quindi fate questa discriminante e usate crogioli diversi per ogni materiale, quindi un crogiolo per un tipo di metallo. Allora, passiamo all'azione. Allora, adesso io riscalderò un pochino. Leviamo di mezzo questo, riscaldo il crogiolo. La cosa migliore è questa, scaldare il crogiolo. Allora, ho provato, adesso mi si è rotto il mattone, perché prima stavano sia il crogiolo che la lingottiera, stavano sullo stesso piano, sullo stesso mattone di porosite, ma mi si è rotto, quindi diciamo che non ci sta. Quindi lo tengo qui sotto, ma dovrei riscaldarlo perché anche la lingottiera, che sia in acciaio che sia in questo materiale, va riscaldato. Vi dicevo, non va preparato, però è necessario che vi dica come va conservato, perché c'è un trucco che mi è stato consigliato per conservare nel tempo la lingottiera oppure anche qualsiasi altro contenitore in grafite. Va bene, cominciamo a mettere, mettiamone uno. Allora, io vado per gradi perché voglio essere certa di riuscire a fondere il metallo. Amici, una cosa importante, ci sarà bisogno di una pinza, perché il crogiolo e la lingottiera e questa superficie diventeranno bollenti. Ecco, questa pallina è perfettamente sciolta, io continuo a mettere argento. Ci aggiungiamo anche il lingottino, vediamo un po'. Aspetto che prenda una temperatura ancora più elevata il crogiolo e poi ci mettiamo anche questo lingottino più grande. Mettiamo ad un certo punto anche un po' di borace. A cosa serve il borace? A separare le impurità che possono essere presenti dall'argento, semplicemente a questo. Allora, lo scopo del calore è di accompagnare l'argento verso la fuoriuscita. Allora, in qualche modo sono riuscita a fare scendere l'argento. Questa è la fase ancora critica che devo imparare, però insomma, ce l'abbiamo fatta. A me interessa intanto mostrarvi però come devo trattare la lingottiera. Quindi a questo punto il segreto di cui vi avevo parlato. La lingottiera è bollente, la trasferiamo subito su una superficie sicura.
Dunque, vi dicevo, la lingottiera è bollente, la copriamo con qualcosa che resista al fuoco, ad esempio del Pyrex. Il segreto è lasciare che la grafite si raffreddi in assenza di aria, quindi che lo faccia gradualmente, coperto magari come ho fatto io con un Pyrex. In questo modo si evita l'ossidazione e si garantisce una durata maggiore del materiale. Ecco il motivo per cui dovreste essere iscritti a questo canale, perché parleremo sempre di piccoli trucchi del mestiere e di manualità. Quindi iscrivetevi, io vi aspetto qui venerdì prossimo con il prossimo video. Grazie, ciao!